Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati a TG Bergamo Primo Piano. Siamo qui questa sera con il presidente di Promoesola, Silvano Ravasio. Buonasera. Buonasera a voi. E con il direttore artistico della rassegna organistica Isola Bergamasca, Stefano Bertuletti. Buonasera. Buonasera. Allora, siamo qui appunto per parlare della rassegna organistica dell'Isola Bergamasca. Come e perché nasce questa iniziativa? Beh, 13 anni innanzitutto sono importanti. Nasce per la valorizzazione del patrimonio organario dell'Isola Bergamasca, il suo recupero, e quindi per farlo conoscere meglio alla gente, non solo durante le funzioni religiose, ma questi strumenti danno maggior forza in determinati concerti a loro dedicati. E invece quali sono i punti di forza di questa edizione? Di questa edizione, dunque, il primo punto di forza è quello di aver contattato un organista che va per la maggiore. Si tratta di Pierre Pansemeil, organista francese, uno dei più attivi della vita parigina e maestro indiscusso nell'arte dell'improvvisazione, un'arte che sta ritornando in auge anche da noi. E a tal proposito segnalo anche che, oltre al maestro francese, nel concerto finale della rassegna anche il giovane organista Matteo Balatti concluderà il suo concerto con una improvvisazione estemporanea su temi, su motivi musicali forniti dal pubblico. Ecco, ricordiamo appunto nello specifico il programma di questa edizione. Sì, sono 4 appuntamenti e bisogna ringraziare Promoisola per aver dato un contributo finanziario un pochino più alto quest'anno e aver permesso di inserire un altro concerto nella rassegna, che solitamente era composta da 3 appuntamenti. Iniziamo sabato prossimo nella chiesa di Chignolo d'Isola con il maestro francese Pierre Pansemeil. Proseguiremo poi ad Ambivere nella chiesa parrocchiale con il maestro Enrico Viccardi, organista di origini lodigiane, che insegna organo a Como, al Conservatorio di Como. Si passerà poi a Filago il 28 settembre con l'organista Giuliana Maccaroni, organista marchigiana, e in questa occasione verrà presentato anche il CD inciso dalla stessa organista assieme all'altra organista sempre marchigiana, Federica Iannella. Il CD, dicevo, inciso sull'organo di Filago e edito dalla casa bolognese Tactus. Infine concluderà un giovane organista appena diplomato, Matteo Balatti, che ha iniziato i suoi studi musicali praticamente qua a Bergamo, all'Accademia Santa Cecilia. Ora vive a Trento, dove insegna, e abbiamo colto l'occasione, conoscendolo io di persona e visto il suo diploma fresco, di invitarlo per questa rassegna, perché una delle linee guida che ha sempre contraddistinto la rassegna sin dalle sue origini è quella di, nei limiti del possibile, presentare anche qualche organista nuovo, insomma, appena diplomato. Quindi un'iniziativa che tocca non solo la Bergamasca, ma in particolare l'isola. 4 punti diversi dell'isola, per comprenderla tutta, diciamo. Direi di sì. In questi 13 anni il nostro direttore artistico ha toccato i fondamentali degli organi dell'isola Bergamasca, i Bossi, i Serassi, i Locatelli, eccetera. Questo ci ha permesso appunto di valorizzarli, ma non solo. Grazie a questo lavoro di sinergia con le parrocchie, con le amministrazioni comunali, siamo riusciti a far recuperare strumenti preziosi come quello di Bottanucco, oppure quello di Filago e non ultimo quello di Chignolo, appena inaugurato, quindi ci fa piacere entrare quasi subito dopo l'inaugurazione di questo prezioso strumento. E la nostra speranza e il nostro desiderio è quello di andare avanti nel recupero e non disperdere questo patrimonio. Bene fa il nostro direttore acquisti a inserire un giovane, dando spazio ai giovani per potersi esibire in una platea, direi, per noi importante. E mi faceva prima appunto un paragone per la vita del popolo tra l'organo e le campane. Certamente sì, noi tutti conosciamo bene la campana che scandisce la nostra vita, ma anche l'organo scandisce la vita di ogni nostro cittadino, dalla nascita purtroppo alla morte, ed ecco importante che questi strumenti non vengano dispersi o dimenticati nelle balaustre o nelle chiese. No, dobbiamo tutti noi essere convinti che il loro recupero è la nostra forza, ma è la nostra vita. E questa iniziativa ha avuto un successo sempre crescente negli anni. Sì, sì, sì. Diciamo che adesso abbiamo un pochino stabilizzato il successo dell'arsenio, nel senso che c'è sempre un buon seguito ad ogni concerto. Soprattutto, ovviamente, noi puntiamo sulla presenza delle persone al paese in cui si tiene il concerto.
non abbiamo il grande pubblico della città, però possiamo ritenersi soddisfatti. E altri programmi, altre idee per il futuro? Dipende un pochino sempre se Promo Isola avrà modo di finanziarsi e poi dagli stimoli che possono avere anche da Promo Isola stesso. Ad esempio, 2 anni fa abbiamo festeggiato l'Unità d'Italia proponendo 3 concerti in cui abbiamo chiamato un organista del nord, un organista del centro Italia e un organista del sud Italia per simboleggiare in qualche modo l'unità italiana. E allora abbiamo ancora qualche minuto, invitiamo appunto chi volesse partecipare, lanciamo un invito. Sì, sicuramente chi verrà ai concerti della rassegna potrà sicuramente gustare della buona musica, un programma abbastanza eterogenei, maestri abbastanza quotati, come nel caso del maestro francese, ma anche degli altri 2 organisti italiani e anche della giovane speranza, Matteo Balatti. Perfetto, allora da ultimo ricordiamo i vostri contatti per chi volesse saperne di più. Allora, www.isolabergamasca.com, nel sito di Promo Isola, e c'è tutto appunto, viene da domani inserito anche il libretto di sala, quindi lo potete anche scaricare e comunque trovare ai concerti, però lì ci sono più notizie, più approfondimento. Perfetto, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, ringraziamo Silvano Ravasio per essere stato con noi, ringraziamo Stefano Bertuletti. Grazie. E auguriamo ai gentili telespettatori di Video Bergamo una buona serata e li invitiamo appunto a questa serie di iniziative.